video, mamma mia raga, finalmente sono ritornata perché io sono ritornata ma con i vlog, ma qui mettermi in postazione mi era mancato tantissimo e non potevo non iniziare questo mese di settembre con una collaborazione. Ebbene sì raga, ve ne sapete che io ho il canale dal 2018, ho collaborato con pochissime aziende e ho sempre scelto quelle che più mi interessavano, quelle che più sapevo che potevano interessarvi. Evitate quei commenti inutili, già sapete a cosa mi riferisco. Ho accettato la collaborazione con Temu. Sono sincera, all'inizio non sapevo cosa fare, se accettare oppure no. Ho detto, ma sai che c'è? Andiamo sul sito, vediamo. Se ci sono prodotti che mi piacciono, allora ok. Ho trovato un sito super, super vasto. E vi devo dire che anche rispetto ad altri siti, che ovviamente non voglio far nomi, ho trovato dei prezzi molto 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 competitivi. Ho fornito per voi un codice. Digitando questo codice sulla barra potete giocare al famosissimo gioco della ruota. Però in questo caso è sicuro che vi portate a casa qualcosa di sostanzioso, detto di buoni dal valore di 100 euro. Quindi io vi direi andate nella barra questo codice. Non vi costa niente. Oppure poi potete accedere anche tramite il link che vi lascerò sempre tutto giù nell'info box e nei commenti. Sono arrivati due mega pacchi. Vi devo dire, all'incirca ci ha impiegato una settimana lavorativa. Il primo pacco mi è stato consigliato con l'Iccardi, il secondo pacco perché la spedizione è stata divisa in due, l'ordine è stato diviso in due spedizioni. Suppongo che sia arrivato con Poste Italiane, però io stamattina non ero a casa, quindi appena sono rientrata ho detto: oh mio Dio, cosa vedo qui? Cosa vedo? Scusatemi le mie condizioni, se mi vedete un po' lucida, appena sono entrata a casa ho fatto veramente una sciacquata veloce, mi sono cambiata e mi sono messa a registrare e vi dico che sono le 19:09, quindi io direi di iniziare subito. Qui davanti a me 2 mega pacchi. Direi di scartare subito, cioè io non lo so. Forbicina rosa e andiamo. Ho paura di rompere tutto. Madonna mia, anche perché raga, io ho preso alcune cosine anche per la casa nuova. No spoiler. Ah, madonna mia, guarda qua. I sacchetti. Oh, ma sono molto resistenti i sacchetti, lo sai? Raga. Io li vedo molto resistenti, sono proprio. Allora, guarda come sono! Guarda, sono proprio rigidi. Questi sono buoni per il cambio di stagione. Ciao mamma! Ciao mamma! Allora, solo l'unica cosa è che secondo me veramente tutti i prodotti sono stati divisi per busta. Allora, prima busta. Io ovviamente non penso mai solo a me quando faccio gli ordini, quindi voi vedrete proprio un misto. Ho preso questo divisorio. Io vi dirò io per cosa lo userò. L'ho preso principalmente per Magical. L'ho preso. Che poi io mo dici, ah ok, qui ci sono i codici, quindi li posso. Ok, ragazzi, ci sarà un lavoro da fare che voi non avete neanche idea per questo video. Faccio vedere, si apre. E ci sono tutti i divisori così, sono proprio divisi. Questi ci serviranno tantissimo per mettere le lettere dentro. Li ho presi proprio per dividere i ciondoli per quanto riguarda Magical, ecco. Molto resistente, cioè molto proprio rigido, duro. Wow! Busta, seconda busta! Oh, se ne la piango! Che cos'è? Questo sarà per la nostra camera. Un vaso. Per i pennelli. Ah, l'abbiamo preso, Ragà, è meraviglioso. Io non lo scarto perché poi non voglio perdermi i codici. Oppure lo rompo e poi metto il codice nella busta. Dai, facciamo così. Perché poi mi voglio mettere tutto così da reperirvi anche i link, ovviamente. Madonna, quanto è bello. È proprio bello. Però un vaso, questo gira. No, vabbè, è fatto veramente bello. Cioè, è fatto veramente bene.
Che carino! Sì, scusate l'emozione! Abbiamo preso questo divisorio, mi aspettavo però di più una plastica rigida, Anche invece non aspettavo più grande un pure. grasso pure. Quindi si è un po' deformato. Me lo aspettavo più di una plastica rigida, invece si è un pochino deformato. Vabbè, sicuramente comodo per metterci tipo i prodotti, quelli là tipo i Seria. Oppure ci mettiamo le maschere dentro. Comodo, però vedete si è un po'. Deformato. Questo non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Poi, cioè, Temu, devi fare una cosa al tuo fornitore, devi far fare le buste un pochino più piccole, perché è un po' uno spreco. Cioè, qui dentro c'è un prodotto solo. Cioè, per quanto noi queste buste le riutilizzeremo tantissimo per le scarpe, adesso che io vado in palestra, quindi sarà comodissimo per me dividere, però è tanto grande, dentro c'è un solo prodotto piccolino. Non mi piace questa cosa. C'è da dire, eh? Ma pure per l'azienda in sé, cioè è un po' uno spreco. Questo, raga, avevo un appuntamento bellissimo. Ogni tanto io la lanciava, la devo buttare. Mi sono portata il profumo appresso in auto, l'ho riposato e l'ho risalito sopra. Dopo 2 settimane mi ho detto: no, io devo prendermi una pipetta, una cosa, un contenitore per metterci il mio adoratissimo profumo. Bellissimo. No, era bellissimo. Bello. Bello, bello, bello. Raga, andatelo a prenderlo perché vuol dire che a breve, se siete single, riceverete una richiesta di appuntamento. Metti questo dentro. Un altro prodotto che abbiamo preso. Ah, lo sai che cos'è? Siete pronti? No, il colore. Allora, questo. Come si fa a sigillare? Lo so, dobbiamo Non lo capire. so, lo proveremo in un vlog. Serve a sigillare le buste, quindi aprite i biscotti, non avete le ciappette, lo chiamo così per richiudere, fate così. Però lo proveremo insieme in un video. Ok. Me l'aspettavo diverso il colore. Classica. Carino però, eh? Carina. Sembra tipo quello là che fa le tinture. Allora, è un Una bianco, bowl. bianco sporco come colore. Dentro è lucido, brown top. Dentro è lucido. È una plastica molto molto rigida. Che carino, è proprio bello. Cioè, raga, è ancora tutto qui. Cos'è? Allora, guarda. Destino, perché secondo me il mio studio, io la pazzia la devo fare. Che bella, Allora, è ancora più bello rispetto al sito. Ovviamente metto due tulipani bianchi. Che carino, eh? Ovviamente è sempre tutto plastica, perché è normale così. Però è proprio bello. E vi devo dire, non puzza. Ma niente di tutto ciò puzza, neanche il pacco, neanche le buste esterne, niente, niente, niente. Che carino. Ah, vabbè, raga, ho preso un altro divisorio, sempre ovviamente per Magical, per fare l'esposizione degli anelli, degli orecchini, quindi ne ho preso un altro. Molto comodo perché solitamente c'è il divisorio che mi dà sempre un sacco fastidio. Sai che cos'è? Ombrello. Allora, raga, non ve lo apro perché poi lo proviamo in un vlog. Questo è un ombrello piccolissimo da borsa, cioè io non so se rende, ma è davvero piccolo, piccolo, piccolo. Ah, ok. Questo sì. Questo sì, oh. Allora, questo è quello dei fazzoletti.
Che si mettono i fazzoletti, il fatto del... qua sotto qua. Si mette. Allora, no, questo lo devo fare. Ecco. Noi abbiamo il pavimento. Allora, no, spoiler. Quindi ho detto, dai, ma prendiamolo su un comodino, poi ci mettiamo i tovaglioli, così quando avremo il tempo di vederci Netflix, se c'è una scelta... così. Qui si può appoggiare il telefono e qua potete metterci quello che volete, dentro il telecomando dell'aria condizionata, veramente tutto e questo è proprio bello, è proprio rigido, bello, adoro. Ah, si può pure smontare, pensavo che già ne va cacciate in mano. giustamente sì, perché ci devi mettere le valigie. Voglio capire quando abbiamo fatto l'ordine. Perché stavo pensando. Ma che cos'è? Ma cos'è lo zampino? Allora, ragazze, no, voi ridete. Ma voi viene un ospite, cioè fate vedere quel coso delle zanzare. Come si chiama? Com'è? Il zampirone. È brutto da vedere, quindi abbiamo preso questo. Abbiamo preso questo, ce lo mettiamo dentro. Tranquillo, e sistema. Allora, quando abbiamo fatto l'ordine, avevamo la mania di organizzare tutto. Questo è meglio. Guarda qua. Sì. Uguale. Vabbè. Però è prendere la forma. No, questo è ovalo. Ovalo. Comunque, raga, ne è un altro. Questo è proprio sta così. Che avevamo? Non va bene, il nostro bagno ci sta. Questo è un maglioncino, amori. Rimpicciolito. Non mi piace. No, sto pazziando. Ah, beh, si deve lavare questo. Perché lo sento un po'. Non voglio dire impolverato. Però capisci, da lavare. Questo tu lo vedi. No, raga, assolutamente non puzza. Mi dà solo a me quella sensazione in mano. Questo è il tuo stile. Questo. Così, sì, teso. Mi sento mia, raga. Questo ve lo faccio vedere indossato, ma adoro. Taglia S. Adoro. Questo mi sembra che abbiamo preso una S. Non c'è scritto. Aspetta. MM. Bomba. Sì, bomba. Ma che va domani prima di andare a lavoro. Ok, primo pacco andato. Andiamo con il secondo. La nostra mania di, giustamente l'abbiamo preso su tutti i siti, noi dobbiamo testare la qualità, perché la qualità di un sito si vede, infatti, si vede da questo. Infatti non è un po' di monnezza, è veramente top, cioè si vede già da fuori, me ne sono resa conto. No, ma già l'attendo cosa. Cioè, raga, io i miei presi non voglio dire niente. A buon intenditore poche parole. Raga, ma ogni volta fiu, cade. Questo è molto molto rigido. Pure qui, adoro. Cioè, quando ci vuole si deforma il suo coso. Da qua. Giusto, ciao. Adoro. Prego. Ma pagato poco, eh. Scatola, scatoletta! Scatola, vanno e champagne! Ah! Che cos'è? Wow! No, magari... Good morning! Io aggiungerei... What's good morning? Wow, io fuori al balcone così, vedendo quelli che corrono, io, ridicoli. Ma è vetro, che stasera si rompa. Wow, che bello, speriamo che ce ne sta anche un'altra per te, altrimenti faccio l'uno nella prima. Amore. Ma questo è un hall casa. Spero che ci sia una cosa. Ah,
Ah, queste. Ho fatto dei jeans. O per, erano per i reggiseni. Questo è per i reggiseni. Vabbè, raga, questo è il. Per i reggiseni. Poi quando glieli metteremo tutti dentro, quelli di Antonella ovviamente perché ne ho tre in croce, vi faremo vedere. Questo è mio per i prossimi viaggi. Di pelle, wow! Come di pelle? Cioè, di tipo quel materiale lavabile. Ah. Lo tengo io, bello. Adoro! Molto, molto, con tutti gli scomparti. Forse è un po' più piccolo del tuo, lo sai? È uguale proprio. Wow. Speravo con tutto il cuore che ci fosse. Bella. Che se mi esce nella pubblicità, lo sai? Mi usciva. Adoro. Sfattere questi è tu. Bello, invidiami il. No. Già sei tutto. No, è un aggio fissato. Ah, ok. Wow. Che bello! Su cosa arriva? Sta dentro? Come si mette? Perché questo si appende. Questo dietro. Vabbè, poi te lo ti aiuto io, eh? Così. Vabbè. Oddio, che bello! Questo è per Mary. Sì, cioè, raga, io ho pensato a tutti. Cioè, io sono l'amica e la fidanzata che tutti dovrebbero avere. E la sorella. E la sorella, scusate. Esisto anche io. Ho preso questo portafoglio per la mia amica perché non aveva un portafoglio da borsetta. Pure quando siamo state al mare gli ho prestato il mio. Poi ho detto vabbè, mi trovo a fare l'ordine e glielo prendo. Ho le bustine che io utilizzo la mattina per mettere gli omaggi alle persone. Che carino. Bello. Forse questo dà un po' fastidio perché non si tira. Però ci sto. È ancora tutto pieno! No, Antonella, segreto! Allora, ragazzi, abbiamo pensato che dobbiamo dare un po' di pepe, un po' di luce, un po' di alla nostra vita e quindi abbiamo preso una lampada LED. Che ovviamente ce l'avremo nella stanza. Perché noi ci siamo fatti montare LED. Che stupide! Vabbè, allora questa devo utilizzarla per qua. Comunque raga, non mi metto a è piccolissima, quindi questa si può portare pure a presto, tipo la nella metti macchina. In macchina per una amore, stasera ti porto a vedere le stelle, ma da palla di spedire che ti sono bellissima! Poi ve la faccio vedere in un video, perché mo non me la metto ad aprire. Un altro, perché noi dovevamo testare, sennò. Vabbè, non ve lo apro, questo è più grande per i jeans, quindi io tutti questi vi aspetto nel prossimo vlog. Una borsa? No, come ti è venuto? C'è un bicchiere e c'è qualche set di posate. Che cosa è posata? Che cos'è? Per il nostro bagno. Allora, questo è per metterci da dignità. Che carino, cioè, ma proprio si chiude. Ah, si scicchettoso chiude. Proprio. Allora, noi abbiamo un bagno molto con le meno. Per mettere. Sì, per mettere i dischetti. Il cotton fioc. Ce ne sono tre. Dischetti, il cotton fioc. E questo qual era l'utilità? Tampax, codini. I codini, le mollette. Bellissimo, ragazzi, io. Io farei un video qui della fila che si sta alzando. Io spero sempre di trovare un po' bicchiere. Penso proprio. Cioè, raga, è Natale. Natale sta arrivando. Natale sta arrivando. Sai che cos'è? Oh.
solitamente noi venditrici di gioielli andiamo a comprare il portagioie. Voglio bello. Raga, non puzza. Wow. Vabbè, questo si monta. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Adoro, adoro. È fatto proprio bene. Ovviamente perché penso sempre a mia figlia che sarebbe Magical, ho preso anche questo per dividere. Io non so voi che utilità ci potrete trovare in queste cose, però a me serve per dividere le lettere e quindi l'ho preso. Abbigliamento! Ah! Ah, che bello! Ok. Allora, pantalone da ciclista con scritto California col verde e questa è la maglia lunga. Bravi di materiale. Uguale a quell'altro che ho. Ah, okay. Eccola qua. Ovviamente non poteva mancare il coso per fare il ghiaccio in inverno. No, si mette dall'altro lato via, nell'acqua. E come ne levo quel ghiaccio d'acqua dentro il buco? Non lo so. Vabbè, poi lo vedremo. Ghiaccio. Questo sicuramente lo utilizzeremo direttamente nella casa nuova. Quindi ragazze, io e ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Qui davanti a me il caos totale, quindi tutti a casa mia a darmi una mano a mettere a posto. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se voi avete già acquistato, se dopo questo video andrete ad inserire il codice per vedere quali buoni sconto avete ricevuto. Quindi fatemi sapere tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!